Allora, i nostri viaggi con la trasmissione, ricordiamola sempre, La verità in piatto, sono sempre tanti, sono come dei racconti, raccontiamo di persone, storie, località, naturalmente locali di tutti i tipi, però c'è una rubrica in modo particolare che raggruppa delle informazioni un po' più rapide, veloci, però sempre di grande interesse. Che è Nuvole Fritte. Nuvole Fritte, benissimo. A te una rubrica che ti sta a cuore, sì, con me. Sì. Che poi ci ricorda che cosa? Nell'immaginario una nuvola, sì, fritta, sì. Che poi non sono altro che i panzerotti di un, sì, tempo che venivano fatti con la pasta cresciuta. Una volta si mettevano anche delle piccole alghe marine, comunque piccole cose, mm-hmm, perché era un grande cibo dei poveri. E allora nell'immaginario uno li pensa queste nuvole fritte, mm-hmm, simpaticamente, che invece sono tante belle e simpatiche informazioni. Qualche volta tu ci sei in queste informazioni? Certo, certo. E qualche volta invece? Qualche volta ci sarà, qualche volta no. Ecco, ma perché poi te ne vai, vabbè, anche alla fin fine ricordiamoci che per la sua età deve comunque studiare. E che cosa ti piace di più quando raccontiamo di Nuvole Fritte? Più una cosa di cibo, più di persone, di località, di locali, cos'è che ti intriga di più? Di cibo e persone. Ah, cibo e persone, giusto, è vero, perché le due cose sono insieme, ma non vi dimenticate che dietro al cibo c'è sempre la terra, mm-hmm, che è una cosa fondamentale. E vi salutiamo come sempre con un grande viva. E viva voi. Come nella tradizione di Maurizio Ghini, con la sua famiglia e il bravissimo chef Salvo Papuzza, ecco un'altra serata di chicche enogastronomiche, con piatti intorno al mondo dei formaggi di qualità, sia degustati cotti in piatti creati intorno al loro sapore, che in libero assaggio, ma secondo una sequenza fondamentale, dal più giovane a quelli fortemente stagionati e d'arrogante sapore e profumo, sempre con vini di beva piacevolissima, in un giusto rapporto di qualità-prezzo ed in un ambiente scenografico ed umano di persistente unicità. Evviva! Oddio, ripieno, abbiamo fatto una melanzana affumicata, sì. La serviamo con un pecorino, lo zafferano, sì, eccolo qui davanti a noi, che lo stiamo preparando, lo zafferano. Poi l'idea, siccome dobbiamo riportare al piatto quello che noi abbiamo, certo, fatto, serviremo queste scagliette di melanzana. Bellissimo. Che non è altro che poi una buccia di melanzana fritta. Esatto, e la facciamo come, sì, guarnizione. Sì, 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 e la utilizzeremo per dare un senso di croccantezza anche, sì, il tocco. Sì, perché avremo la nota acida, certo, totalmente di quello che possa essere il pomodoro. E in questa maniera la ammorbidiamo. La nota dolce è dettata dallo zafferano. Certo, assieme al, con questo tocco. Salsa già rotta, sì, sì, salsa già rotta, così si tratta solo appena di renderlo. Nonostante quello che si possa pensare, è una cottura a microonde, perché poi io sparo un pochettino al microonde. Ma poi c'è modo e modo di saperlo fare al microonde. Lo sparo al microonde, esatto, mi aiuta. Assolutamente. Perché questo tegamino, essendo che non è un tegamino non trattato, certo, allora che cosa rischio? Che se lo vado a cuocere là lo spacco. Si spacca, giusto, lo spacco. Non a caso. Allora, preferisco. Questo è l'unico trattamento, giusto? Noi abbiamo già dei formaggi top in Europa, ne abbiamo qui dei francesi, ma al di là di questi, i formaggi riconosciuti italiani territoriali sono 985, quelli francesi sono 4-500, con la differenza che loro, arrivati a un formaggio semiduro stagionato, si fermano. Voi adesso iniziate con un formaggio, quello che viene fatto con, in maniera molto morbida, che è la Romiola. Che ce ne sono di due tipi, viene fatta sia
nella provincia di Varese, che è quella di Asti, dove la fanno addirittura dopo. Ed è un formaggio spalmabile nella realtà, non a caso vi sarà servito questo su queste piselle fritte, però per dargli un tocco, l'altra volta abbiamo studiato di aggiungere un po' di marmellata per dare un tocco di gusto leggermente invadente sotto questo profilo. Non c'è territorio italiano che abbia dei vini autoctoni capaci invece di parlare e di abbinarsi con degli ottimi piatti in questo senso. Ad Acqua Formosa, piccolo comune Arbrèche di poco più di 1000 abitanti, nel cuore del Parco del Pollino, ecco un incontro dell'Api Calabria a conclusione del corso per pizzaioli realizzato con alcuni dei migranti che arrivano in quel bel paese attraverso i progetti di accoglienza e vivono con autentica serenità e perfettamente integrati. Quasi tutti, dunque, richiedenti asilo e rifugiati, ospiti dei progetti di accoglienza e di integrazione, mettendo in rete vari comuni e proprio come nell'obiettivo del coordinamento provinciale dei progetti SPRAR della provincia di Cosenza, che da tempo collabora egregiamente con l'API Calabria. Evviva! Allora, qui siamo, ricordiamolo, dove siamo? Acqua Formosa. Benissimo, che come si dice in linguaggio arbrèche, che Firmosa. Benissimo, esattamente. E siamo per una grande occasione di rapporto con? Associazione Pizzerie Italiane, con il comune di Acqua Formosa e l'associazione che ha organizzato questo che si chiama? Don Vincenzo Matrangolo. Benissimo, qual è il cui scopo maggiore? Accoglienza ai cittadini stranieri. Perfetto. Tenendo conto che naturalmente tutto questo, Sindaco, come diciamo sempre, serve anche per vitalizzare un po' questi piccoli centri. Vitalizzare il paese e cercare di mantenere vive anche le istituzioni presenti qui al comune, tipo giustamente la scuola e tante altre. In cui naturalmente abbiamo i nostri amici pizzaioli che conosciamo, tutto il loro importanza, il fatto di avere lavorato qui, insegnato e quant'altro, poi ci racconteranno assieme agli allievi, la nostra segreteria, e poi le signore che fanno parte tutte di queste associazioni messe insieme. Dico sì, bene, giusto. In proposito. Ma al di là di tutto questo, vabbè, ci abbiamo anche una presenza psicologica, non a caso, in attenzione, ognuna di voi ha la sua importanza, però io voglio dire una cosa, indipendentemente da questo, voi poi questo tipo di pizza già la conoscevate, vi piaceva individualmente, perché poi è importante anche questo, oppure l'avete fatta conoscere solamente agli allievi, no? No, per noi è stata anche un'occasione per assaggiare, assaporare. Da parte vostra? Assolutamente sì. Quindi un tocco di golosità in questo senso. Come hanno risposto gli allievi in genere? Hanno risposto bene, il gruppo è misto, composto da famiglie e da certo. Anche minori stranieri non accompagnati. Che ha la sua importanza sotto questo profilo. E quindi abbiamo dato la possibilità a tutti di una... anche di un piccolo attestato per un futuro lavorativo. Giustamente, che è una cosa importante. Sindaco, ragione di più perché ricordiamo, quante anime abitano qui? Siamo intorno ai 1100 abitanti. Come reputa questa esperienza? Bella. Io sono sempre pronto a confrontarmi. Devo dire che c'è stato sia interesse sia voglia di imparare. Sono molti elementi validi che penso che potranno fare un lavoro in seguito. Naturalmente noi ringraziamo il Sindaco e ringraziamo l'associazione per questa occasione che voi avete avuto. E questo signore è il presidente dell'Associazione Pizzerie Italiane della Calabria ed è vicepresidente nazionale.
maestri vi hanno insegnato a come fare la pizza e tante altre cose. Ma naturalmente noi speriamo che voi vi sia piaciuto il corso, che avete imparato quello che si è fatto. E naturalmente vi ringraziamo per la disponibilità vostra, per il fatto di capire che questa è anche un'occasione di lavoro per alcuni di voi. Adesso vi consegniamo i diplomi. Comportandosi bene. Il ragazzo promette, sì. Ragazzo. Come dimostrano queste immagini tra video e fotografie, l'alberghiero San Francesco della città di Paola ha proprio un dirigente scolastico pop. Infatti Elena Cupello ha saputo prima pensare e poi realizzare un gustosissimo calendario che racconta di tutta la scuola e con tanta simpatia. Naturalmente, grazie alla collaborazione di alcuni importanti sponsor sostenitori, di docenti dell'istituto, della brava fotografa Stefania Sammarro, ma soprattutto con la spontaneità e piacevolissima presenza di alcune studentesse e studenti di Quinta. Evviva! Che collabora con noi per i corsi di pizza, ci ha collaudato i forni, ci ha fatto, ogni tanto quando ci manca la farina che non sappiamo come fare, diciamo ci ha regalato, quindi ci fa i regali. Che Manchester è pozzo pure, lo sapete, ve la spiegate, eccetera, e ci ha dato un cospicuo finanziamento per la realizzazione di questi calendari. Siccome ce l'abbiamo qua, lo ringraziamo, perché ci ha consentito veramente di inviare alla provincia intera le immagini della nostra scuola. Allora, io vi ho espresso quello che è involontariamente emesso, cioè che siete delle persone gioiose e felici nella scuola e che siete dei grandi professionisti, perché questo l'ho sempre detto, quando voi portate la divisa è come se io porto un tagliere, molto disinvolti, molto belli, come è giusto che siate. Alla prima realizzazione di questo calendario. Sensazione. È stato un bel progetto ed è una cosa bellissima, cioè, mi è piaciuto molto. Noi ci siamo divertite, sa.
l'avevate mai fatto prima, vero? No. Calendario. L'idea vi è piaciuta, voglio dire. Sì, sì, comunque. In questo senso. Logicamente sono bello nelle foto, quindi. Perché? Perché il calendario può rappresentare per la scuola. Comunque io faccio parte di una società, faccio il direttore generale di una società che è la più antica che esiste in Italia, perché esiste da 140 anni, che è una società che non ha scopo di lucro e dà i valori importanti sono proprio la serenità. Quindi partendo da questa necessità, considerando la disponibilità che purtroppo hanno le scuole, si diventa anche solidali in questo e quindi si pensa di fare una cosa propositiva. Positiva e propositiva che può essere utile alla scuola e ai ragazzi stessi. Cioè è un lavoro splendido, è un lavoro da cui si evince effettivamente la gioiosità con cui i nostri alunni si pongono verso il lavoro. Voi sapete che sono molto vicino alla vostra scuola e alla preside, perché io così mi piace chiamarla per evidenti motivi di età, la mia, perché mi ricorda il modo con cui venivano chiamati chi dirigeva una scuola. Nella realtà, questa è una preside pop, veramente, e sì, vi spiego perché è pop. È pop nella misura in cui rompe gli schemi, io di istituti ne giro a Iose, non solo in Calabria, ma in tante parti d'Italia, perché rompe gli schemi, e soprattutto spesso lo fa anche senza una eccellente programmazione, perché ci pensa, gli viene l'idea e quel tocco di follia che coinvolge, mi sa coinvolge. Lei che è lo chef d'Anzio in particolare, perché è lui che realizza queste sculture, no? Tra di voi sono lui? E ci venisse a spiegare un attimo qual è l'intento della mise en place con queste, poi quando magari quando un buffet si svuota perché non c'è più proprio da mangiare, rimane tutto le regolazioni, il buffet rimangono da fare meglio, non vanno di costo di cibo, sempre una cosa abbandonata, tutto bello, diciamo. Allora, intanto questo qui non è altro che una sorta di decorazione per quanto riguarda la sala e funge anche da panadora. Cosa vuol dire panadora? Che nel senso che noi mettiamo tutto l'attrezzatura che ci serve durante il servizio per rimpiazzare eventuale mise en place, tutto qua, e poi serve per allestire e abbellire la sala, come succede per il professore, come abbiamo già detto. Ecco,